preparato qualche domandina per voi. È una domanda che scava un po' nella vostra storia. Volevo sapere chi era Clara e chi era Nick prima di conoscersi. Se parliamo di prima di conoscersi, andiamo molto molto indietro, perché ci conosciamo in realtà da tantissimo tempo. Anni. Da 16 anni, ok, ok. E quindi sin da adolescenti già abbiamo iniziato a conoscerci. Prima di allora non sapevo chi fosse, onestamente. Com'eri da giovane, Nick? Ero come sono adesso, avventuroso, pimpante, forse adesso un po' più tranquillo perché 30 anni si sentono, però... Vabbè, dai, su, nemmeno così tanto. Facciamo le avventure... Hai veramente conosciuta giovanissima la tua Clara, allora Clara, parlaci anche un po' di te. Eravamo amici di comitiva, in realtà lui era il fidanzatino della mia migliore amica. E poi dopo all'università eravamo coinquilini, siamo stati coinquilini 3 anni, molto amici in realtà. E il giorno in cui Nick va in Australia, anzi in Erasmus, prima che in Australia, in Svezia, io do un party perché ero felicissima che se ne fosse andato da casa, perché non ne potevo proprio più. E poi dopo ci siamo rincontrati dopo qualche anno. Ho capito, e quindi da questa unione poi nasce questo progetto, insomma, questa vostra piccola creatura che tutti noi osserviamo assiduamente. Sto parlando di Wine Salad. Che cos'è Wine Salad? Com'è nata? Quando? Raccontami un po'. Allora, Wine Salad nasce un po' per circostanze di caso. Nicola era ritornato all'Australia, io ritornavo da Bologna dopo 10 anni. Abbiamo conosciuto un ragazzo che era enologo, ci siamo messi insieme e abbiamo creato Wine Salad. E questo ragazzo dopo un po' esce, diciamo, dal trio, perché chiaramente la sua professione da enologo lo teneva molto più impegnato, esatto. Nel frattempo io stavo finendo il mio percorso per diventare sommelier e abbiamo iniziato a gestire la pagina in modo nostro, in modo molto semplice. È sempre stata una pagina denerdizzata, no? Sì. Diciamo che è stato un progetto che è nato nel corso del tempo, è venuto facendosi man mano che anche noi crescevamo insieme a Wine Salad, questa è la verità. A questo punto vi domando, se posso, come siete messi ad hobby e passioni, fuori da quello che ci fate vedere nel mondo del web? Cosa vi piace fare fuori? Come vi comportate in coppia e singolarmente? Passione numero uno, che è condivisissima, il viaggio. Non a caso simboleggiata dalle chiavi della mia macchina. E dal passaporto. ok. Proprio perché, diciamo, è una cosa che piace ad entrambi e che abbiamo legato, infatti, molto volentieri anche al mondo del vino. Io ero abituata a fare viaggi un po' più, diciamo, da signorina per bene, Nicola zaino in spalla, poi bellissimo. Ho conosciuto questo modo di viaggiare da backpackers e alla fine l'ho sposato anche io per forza di cose. Quindi Nicola, sei stato un po' tu il precursore di questa realtà avventuriera, diciamo. Beh sì, ce l'ho sempre avuto dentro, diciamo che lei si presta molto bene, secondo me anche lei lo è, ma ha paura di mostrarlo. Ragazzi, quali sono i ruoli all'interno di Wine Salad? Chi fa cosa? Come vi organizzate? Penso sia anche palese un po' il volto di Wine Salad, man mano che il tempo passava è diventato sempre più clara, ma è sempre stato, questa è la verità. Adesso che comunque Wine Salad è diventata qualcosa di più, come dicevi tu, una famiglia allargata, una community, una scuola online, per forza di cose ci siamo divisi i compiti, quindi Clara rimane un po', ecco, l'insegnante, la figura di riferimento per tutto quello che è l'educazione, la formazione sul vino. E dietro tutto quello che c'è nella parte tecnica me ne sto occupando io. È un organismo abbastanza complesso che magari semplicemente dalla pagina Instagram non si percepisce, però al di là della pagina Instagram, certo. I gruppi, il gruppo della scuola, i gruppi dei corsisti, dei vari corsi, quindi tante attività. E infatti Clara, io prima di intervistarvi un po' vi osservo a tutti voi ospiti, posso comunicarvi che la faccenda del viaggiare per bere è una cosa che condividete tutti voi ai vari livelli, è una cosa condivisa da tutti i blogger, soprattutto anche questa trasversalità anche sul punto di vista degli interessi e soprattutto del mettersi alla prova con scuole, corsi, formazione e quant'altro
sembra essere un punto d'approdo poi per tutti i blogger di maggior rilevanza. Ecco. Una piccola domanda prima di passare a un tema caldo proprio in merito alla scuola e ai vostri progetti. Voi siete stati vittima di una realtà informatica che colpisce. Vi ho voluto qui perché è una realtà che potrebbe colpire chiunque poi fondamentalmente da un giorno all'altro, e finché non si vestono quei panni non si capisce. Ora vedo i vostri volti provati e se è una faccenda delicata magari non ne parliamo. Se vi piace, se vi piace anche parlare per dar spalla magari a persone che subiscono questa realtà, e voi avete dato anche un segnale fin da subito riaprendo la pagina e con l'appoggio poi di tutta la community che non si è tirata indietro. Quindi prego, a voi. Sì, perché al di là del fatto che esistono screzi, come magari avrai sentito, tra tante persone che lavorano in questo mondo, un po' di comitati a destra e a sinistra, noi, devo dirti la verità, abbiamo sempre avuto un bellissimo rapporto con tutti quanti, per un modo nostro magari di comportarci, di creare sempre alleanze e non competizioni, ma certo, proprio caratterialmente per il nostro modo di fare. Quindi questo poi si è visto quando quel giorno ho fatto la prima storia al nuovo profilo con gli occhi, no, gonfi di lacrime di più, perché 3 anni di lavoro, certo, buttati al vento, premettendo poi che io sono avvocato, quindi ho fatto tutte le querelle, denunce possibili, le segnalazioni e assistenza possibili immaginabili, ma nulla è valso. Se non fosse stato per tutti quelli che hanno semplicemente ripostato la storia, o chi ha fatto un post e chi ci ha aiutato, sarebbe stato molto difficile ripartire. Quindi diciamo che quelle lacrime di dolore poi a fine giornata erano lacrime di gioia, perché tutto l'affetto che noi avevamo dato in 3 anni stava tornando. Poi abbiamo fatto tanto supporto a tantissimi profili che hanno subito tentativi di hackeraggio, veramente da tutti i settori diversi, dal travel al pollice verde alla cucina, perché questa storia è diventata fortunatamente famosa, diciamo. Esatto, è una cosa che nasce con il concetto di abbattere, no? E poi alla fine va per unire, invece, rappresenta un punto di unione che ha agli occhi di tutti. Certo. Ora tocchiamo un dettaglio finale, ma non definitivo, perché vorrei parlare dei vostri progetti futuri, quindi quello che bolle in pentola. Io sono al corrente dell'esistenza di alcune ruote, si vocifera di qualcosa di simile, e soprattutto che ad una certa ora c'è un certo bar. Ti domando di cosa si tratti, così abbiamo un quadro più chiaro della situazione. Allora, le ruote create proprio per aiutare i nostri studenti, perché appunto per tutto il mondo che non si vede dietro Instagram riceviamo tantissime email in cui il problema principale di chi si avvicina al mondo del vino, che poi i nerd finiscono per dimenticare, è che è molto difficile scoprire gli aromi al calice. È un problema davvero molto sentito insieme a quello dell'abbinamento, e quindi per adesso abbiamo sfornato le ruote che aiutano gli studenti nella degustazione, anche perché la parte frontale appunto guida piano piano al riconoscimento dei vari aromi e calice, la parte dietro invece guida al metodo della degustazione in 4 step, che è poi quello che insegniamo noi nella scuola. Com'è nata, Nick, questa scuola proprio, a proposito? Che cos'è? Come funziona? Allora, la scuola è nata perché da tempo, già quando organizzavamo eventi fisici, quando ancora era possibile, avevamo fatto appunto degustazioni varie. Le persone che partecipavano, soprattutto gente che voleva avvicinarsi, notavamo che era veramente appassionata e entusiasta di fare questo tipo di percorso in maniera così informale, come piaceva anche a noi. Chiedi uno, chiedi due, chiedi tre, poi anche che il numero delle persone che potevamo accontentare era limitato, abbiamo deciso di ampliare un po' quella che era la possibilità per altre persone di studiare. Quindi ci siamo detti, ma perché non lo portiamo online? Sicuramente ci vuole tempo, non ne abbiamo molto a disposizione, poi nel male trovi il bene, arriva un lockdown, è vero. E hai tutto il tempo del mondo per creare una cosa che questa è un'occasione. Guarda, semplicemente questo mio progetto, anche questo al quale stai partecipando, è una cosa che è stata fondamentalmente rispolverata. Io ho sempre lavorato in hotel e mi occupo di ristoranti, quindi ho sempre curato questo hobby. Poi hotel chiusi, realtà ferme, ho preso i ragazzi, ho detto ragazzi, ma vediamo che esce fuori, rispolveriamola un po'. Abbiamo chiacchierato e ci è venuta questa idea
per noi che siamo fermi, che lo sentiamo in particolar modo, comunque di un mondo che si è fermato. E soprattutto anche io fermo non ci so stare, quindi ho dovuto ripiegare a questo. Ora ragazzi, io non posso far altro che ringraziarvi per la vostra presenza, è stato un piacere conoscere il vostro percorso, la vostra realtà, e soprattutto voglio ringraziarvi perché avete deciso di far parte di questa iniziativa. Vi siete stretti come tutti quanti, dal più grande al più piccolo, e siete qui con me a fare questa diretta. Per prima cosa grazie che ci hai invitato, per noi è sempre un piacere, anche perché speriamo che la nostra storia con alti e bassi sia di ispirazione per tutti coloro che vogliono creare qualcosa di importante, ma non tanto per se stessi quanto per gli altri. Quindi grazie perché ci hai dato modo di spiegare questa voce che altrimenti rimane sempre solo nel nostro canale. Anche perché poi volevo aggiungere che io mi sto accorgendo, anche guardando intorno, che comunque ognuno si sta sviluppando poi un suo modo di parlare di vino. Questo è fantastico, perché se poco, fino a qualche tempo fa, diciamo, eravamo un po' tutti omologati, parlando delle stesse cose, e stanno veramente emergendo non tante idee, forse date anche da questa competizione nel settore, che veramente stanno aiutando ad ampliare le nuove possibilità del mondo del vino. Certo, guarda, ad esempio, un piccolo inciso prima di salutarci, io sono un sommelier ice, ho una visione molto particolare del vino, molto particolare del modo in cui comunico vino. Per me il vino, al di là dei tecnicismi, è un racconto. Noi siamo venditori per la nascita, perché fondamentalmente ci istruiscono a quello, no? E inizialmente è proprio così che lo adottai, usando i termini più vendibili e quelli che vedevo riscontrare poi al tavolo. A suon di utilizzare questi termini ho iniziato a appassionarmi dei termini stessi, perché erano proprio belli. Cioè io dicevo, che bello magari dire che questo vino ha questo racconto, magari raccontavo da dove proveniva, che tipo di cantina, se aveva qualche camera, se aveva a disposizione la possibilità di alloggiare, il vitigno in taglio, ma senza scendere troppo, sai, nei tecnicismi, magari negli aromi. Questo al cliente interessa in modo lato. E questo fondamentalmente mi ha appassionato nell'abbinarlo poi con il cibo, quindi lo vivo in una realtà diversa, come lo vive poi a sua volta differentemente Emanuele, Laura, voi e tutti gli invitati. Ognuno lo vede con il suo aspetto, questa bellissima bevanda che ci fa compagnia. Grazie mille, altrettanto. Arrivederci. Ciao, 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 ciao.